Sindaco Gianni Papasso, lei nelle ultime ore ha lanciato un segnale d'allarme. È molto preoccupato per la sua comunità. Perché? Sì, sono preoccupatissimo perché. Voglio ricordare a me stesso e ancora una volta ringraziare la mia comunità perché nel periodo primaverile dell'anno 2020 Cassano è stato un comune free Covid, abbiamo avuto un solo caso positivo, i cittadini con la mia spinta, il mio controllo, la mia collaborazione hanno osservato pienamente le regole e abbiamo fatto in maniera tale che Cassano fosse immune. Rispetto al Ma Covid cosa è abbiamo, turca... abbiamo, abbiamo fatto tutto quel lavoro perché noi siamo un comune turistico, quindi speravamo che venisse gente sul nostro territorio, cosa che è puntualmente avvenuta. Già durante l'estate i miei cari concittadini hanno incominciato a non osservare le regole, noi abbiamo cercato di spingere da questo punto di vista, assembramenti, poco uso della, della mascherina, eh, mancanza di distanziamento sociale, eccetera. Noi la siamo interrotti. Prego. la polizia locale non la l'abbiamo la incrementata noi abbiamo una polizia locale sotto, sotto organica, abbiamo incrementato assumendo persone diciamo, a tempo determinato io sono positivo. per una politica perché la salute si protegge bisogna proteggere io sono per una politica restrittiva sinceramente non ho condiviso apprezzati probabilmente il governo in nella seconda fase perché? perché se dai la possibilità di andare a prendere il caffè da asporto se dai la possibilità di andare a passeggiare perché bisogna fare attività motorie, c'è cioè cosa giustissima. Poi ti devi aspettare anche le positività. Per esempio, perché fino al 23 dicembre alle ore 22 si poteva andare in giro nei negozi, eccetera, Il 24 poi chiudiamo. C'erano esigenze di carattere economico, non ci sono proprio dubbi. Io la penso come quegli scienziati che hanno suggerito al governo di chiudere. Il governo ha fatto una scelta diversa, però noi semplici siamo in difficoltà. Perché mentre è stato molto semplice nella prima fase garantire il controllo, nella seconda fase non è più semplice perché giustamente ci cittadino è solo in gonice sto andando a prendere il caffè, sto andando a comprare le sigarette, mentre a Cassano nella prima fase ho chiuso i negozi, i negozi stavano aperti soltanto fino alle 13, poi copri fuoco totale e la cosa ha funzionato benissimo. Questa volta non l'abbiamo potuto fare. Qualcuno potrebbe dirmi, ma il potere delle restrizioni, poi fare la zona rossa, certamente ci sto anche pensando, e però poi eventuali ristori nei confronti dei, dei commercianti, coloro i quali verranno chiusi, io me lo devo porre il problema. Fino ad oggi non l'ho fatto, però se dovesse eventualmente alzarsi la curva, l'obiettivo mi sono dato, se arriviamo a 150 positivi, 151 positivi, chiudo. Poi, ieri riflettendo insieme a dirigenti abbiamo fatto un calcolo il calcolo è quello di arrivare intorno all'1% della popolazione Ci stiamo, lo stiamo sforando e ieri abbiamo avuto 16 positivi poi abbiamo avuto anche 13 guariti, quindi diciamo la cosa sì, si è sintomo, compensata ma perché c'è stato questo da Comune Free a questo perché, stato, perché innanzitutto sono stati gli arrivi che noi comunque abbiamo controllato cioè. quelle di ritorno ho messo ordinanze, ho prescritto, ho ordinato che tutti coloro i quali entravano sul territorio dovevano eh, diciamo, fare il tambone almeno 48 ore prima e la cosa è stata fatta. Poi c'è stato il libertinaggio, le feste natalizie, le feste dell'Ipefania, i ragazzi che sono tornati dall'università. Pensi un po' che in una piazza di Cassani ho dovuto far mondare una pattuglia dei vigili urbani costantemente per tutte le, le serate per evitare assembramenti perché l'immagine che è stata data dal centro è che in qualche modo si poteva violare. E quindi... I cittadini sono davvero preoccupati. Io sono, sono io sono molto non molto preoccupato. Stamattina cento io cento sono cento. veramente rattristato perché ho dovuto comunicare alla città che c'è stato l'ottavo morto e la cosa mi dispiace tantissimo. Pensi un po' che ieri ho parlato con la famiglia. Ma sono morti da Covid o il Covid ha concorso la mortalità? Sono anziani, sì. sono anziani, i morti sono da Covid perché erano positivi. Ripeto, ieri proprio abbiamo notificato l'ordinanza di isolamento, stamattina la triste notizia. Poi si aggiunge, sono anziani, magari ci sono anche altre patologie, però la causa è il Covid. Questa cosa qui mi rattrista eh, abbondantemente e per molto aspetto sono momenti in cui ti senti impotente perché poi vedi i cittadini e chiedi maggiori controlli eccetera. però eh, nel comune di Cassano vorrei dare un dato dall'inizio della pandemia noi abbiamo emesso 1.747 ordinanze, di cui 1.311 sono ordinanze di quarantena e di isolamento, poi 482 di revoca. Le persone oggetto del provvedimento sono state 1.312, le persone poste in quarantena 937, di cui in isolamento 375. Questo è un lavoro massacrante, che bisogna preparare le ordinanze, notificare, controllare le ordinanze, verificare se chi è positivo esce da casa o meno chi è posto in, in quarantena sì, per contatto c'è tutto il lavoro le il scuole a Cassano sistema, sono chiuse il sistema sanitario c'è l'USCA, non svolge il lavoro che dovrebbe svolgere ma non sono io che, che ho scoperto se tutto quello che si è verificato in Carabino non avevamo nemmeno il piano anticovid Immaginavo, immaginavo, un po' le periferie, io sono stato il sindaco. La musca perché sprovvisto di uomini e mezzi? Di sprovvisto di uomini e mezzi, dovrebbe lavorare costantemente. Qui lavora mezza giornata a settimana, questa è la verità. I medici di famiglia? I medici di famiglia stanno, 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 stanno facendo il loro dovere, ma però. A casa oppure vanno oltre? Ci sono, ci sono medici che fanno anche visite domiciliari, costa a me. Ci sono medici che invece ricevono, con tutte le precauzioni possibili, anzi devo dire, e li devo ringraziare, i medici che stanno facendo un lavoro incommuniabile, anche di. Di prevenzione di sollecitazione al rispetto abbiamo delle norme e delle regole: 1818 ambulanze non medicalizzate. Eh, ma anche perché qui abbiamo avuto medici. alcuni positivi. Penso un po' che per fare i tamponi antigenici ho dovuto provvedere io perché c'era una certa riluttanza a farli fare. Io stavo... La tracciabilità come siamo messi? Ma la tracciabilità nella prima fase ero io direttamente, insieme ai Vigilano a farlo, adesso c'è stato un incontro. A all'ASPE nel mese di ottobre e abbiamo concordato giustamente che le tracciabilità devono farla di le scuole chiuse sono da, da novembre e un provvedimento molto forte non assunto a cuor leggero però non ho deciso io da solo ho deciso insieme ai consigli di istituto insieme al consiglio comunale nessuno se, ha fatto se, ricorso? No, a è... ricor nessun, ricor nessun ricorso, devo dire che ma perché le ordinanze erano fatte bene? Oppure perché ma io le ordinanze non, ho non le ho non mi sono alzata la mattina sono andato qui a fare le ordinanze no, no, io le ho preparate le capire, io ho, ascoltato, ho ascoltato a Cassano nessun ricorrente, ho ascoltato la popolazione, ho visto ho cercato di capire le percentuali di chi era a favore per la chiusura che era per tenere aperta, però prima di emettere l'ordinanza, ogni volta l'ho fatto, ho sentito i consigli: istituti che hanno deliberato, sembra l'unanimità e il consiglio comunale che ha deliberato anche all'unanimità. Per la giustizia, era incentrato sui dati epidemiologici su, su questi con... sulle sui dati sulle positività perché c'è stato un momento anche, anche la scuola cassano... di cassano su, sul dato epidemiologico ma il, il tar come una sospensione ha il, del, sospeso l'ordinanza a dire vero, il tar ha sospeso l'ordinanza anche del comune di tavola di paola ha sospeso l'ordinanza del comune di rende ha sospeso l'ordinanza del presidente sperlì a cassano non c'è stato è nessun ricorso seppur la, la, la natura del provvedimento e di sospensiva, è giusto che sia prevalente la volontà ognuno, di chi non è sul territorio. Ognuno dovrebbe, i calarsi, i ognuno dovrebbe calarsi sul territorio. Io ho capito una cosa: se avessero riaperto le scuole il 7 gennaio, sarebbe stata una, una rivoluzione perché il numero dei genitori, la percentuale era molto alta. No, ma, in linea di principio, poiché i sindaci sono la prima autorità sanitaria, ritiene giusto che siano superate alcune ordinanze da organi, ovviamente dello Stato. C'è la, la solita sì, sì, sì. storia sì, sì. che non scopriamo oggi. Ai Sindaci tante responsabilità, poi quando i sindaci si assumono la responsabilità, io, qualcuno ci sta sbagliando. O sono la prima autorità sanitaria, conosco il mio territorio, quindi ho facoltà sinvolte. Eh? Lo Sto dicendo ai giudici. lo, lo dico a tutti, <ride> <Lo> dico <ride> a tutti sì. mm. E se dovessimo andare in, di fronte? Lei sta preannunziando una eventuale zona rossa se dovessero esserci. Sì, se, se il dato da... dovesse eh, diciamo, avvicinarsi ancora di più all'1% della popolazione sarà costretto eh, ad emettere ordinanze, non però non... sarà un'ordinanza dura, chiusura quindi, totale. Il problema è che c'è chi dice poi. Se non moriamo di covid, moriamo di fame perché l'economia... No? Se fino ad oggi io non ho chiuso, è perché ho voluto tenere presente quelli che sono i dati economici. Qui stiamo già moriamo quando è tutto normale, tutto regolare perché siamo disoccupati, non c'è economia, eccetera. Se poi aggiungiamo il covid, eh, a quel punto bisogna... però c'è da stabilire o la tutela della salute o la tutela dell'aspetto dell economico. Io credo che prima arriva la salute. La situazione... È di totale paralisi in questo momento, effettivamente non si può neanche progettare a medio e lungo termine. Eh, tuttavia, abbiamo Sibari che no, è un punto di riferimento per tutta l'area, dal punto di vista anche turistico. Come si sta pensando? Avete riunito gli imprenditori eh, per discutere, per prospettare un, una pur minima programmazione in vista dell'estate? Ci Oppure... siamo riunite diciamo, qualche settimana fa perché noi stiamo badando al rinnovo delle concessioni demaniale. E ho riunito, dopo un atto di indirizzo che ho fatto agli uffici, ho riunito gli imprenditori interessati per dire che il Comune sta facendo la sua parte, rinnova in virtù delle norme che sono state approvate, però da parte loro mi aspetto anche la, di qualificare sempre di più l'offerta turistica. Nei prossimi giorni in programma siamo riluttanti a convocare perché praticamente bisogna fare assembramento. Noi dobbiamo dare immagini di quelli che fanno no, assembramento. Io sono per la. Bene. Mi, Bene. Piace, per mi piace guardare negli occhi direttamente, diciamo il mio interlocutore, le persone. Stiamo lavorando, cioè, l'abbiamo già fatto lo scorso anno, credo che. Abbia funzionato quell'organizzazione. Quell Noi abbiamo fatto una carta tutta nostra per quanto concerne la prevenzione Covid, ha funzionato benissimo. Devo dire che tutti gli imprenditori hanno dato una mano, il territorio di Cassano è stato, diciamo, eh, ha ospitato tanta gente. c'è una bozza un'ipotesi di come rilanciare? La proposta turistica per la prossima estate? Stiamo lavorando, stiamo lavorando, sì, stiamo lavorando anche diciamo, in sintonia con la regione, purtroppo dovremmo andare alle elezioni, sono state spostate dal 14 all'11 aprile, eh, vediamo cosa succede perché la, la regione è fondamentale, soprattutto per un'area come quella della Sibarite, però credo che la Sibarite deve protestare. Che Vabbè, siamo, siamo, siamo esclusi da qualsiasi... Alla fine da siamo regionale Gallo, Sì, ma devo dire che Gallo... Per, sono, sono buoni. Devo dire che Gallo sta facendo la sua parte. Però, diciamo, nazionalmente al recovery plan mi sa che non, non ci sono attenzioni. Non c'è la 6, non c'è la Ferrovia, che sono quel tratto già finanziato. Cioè mi pongo un problema. Se io devo andare al nord del paese Partendo da Sibra, quindi Siba, Tarant, Taranto, Bari, eccetera. collegamento non ne ho, non ho capito per quale motivo non possiamo essere collegati velocemente anche con la linea Adriatica. È partito il megalotto della 106, però mi pare che eh, i lavori sono sospesi, non sappiamo più niente, I sindaci, i sindaci sono stati tagliati fuori. Stamattina non ho approfondito la lettura perché si è stato nominato il commissario, non so nemmeno che sia. Però non riusciamo a capire. Qualche giorno fa c'è stato un incontro in regione con l'assessore Catalfo, ma anche con l'assessore Gallo. Perché noi sindaci chiediamo di essere rispettati. Innanzitutto le opere di compensazione ambientale devono essere realizzate subito. Ma poi capire cosa sta avvenendo. Ovviamente io e gli altri sindaci non dobbiamo fare segnalazioni di persone da assumere, eccetera, o segnalare imprese. Però credo che le imprese del territorio, quelle che sono nella short list della Prefettura del Ministero dell'Interno, credo che debbano lavorare perché ci hanno fatto capire la necessità di collegare velocemente l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, 534, con la 106 per andare verso Bari, l'Adriatica, eccetera. Però ci hanno fatto anche capire migliaia di posti di lavoro, l'indotto, posti di lavoro al momento zero, indotto sotto zero.